Ciao a tutti ragazzi, sono io Michelle e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di parlarvi di un manga, la novità dello scorso mese, edita da Star Comics al prezzo di 7 euro. Sto parlando di Maria Antonietta, la gioventù di una regina, di Fuyumi Sorio. Devo dire che mi è piaciuto molto, infatti ero anche molto curiosa di parlarvene anche per sapere le vostre opinioni al riguardo. Devo dire che mi è piaciuto anche soprattutto per quanto riguarda la trama, ma anche per il delicato tratto di Fuyumi Sorio che ci accompagna durante tutta la lettura. Ho scoperto tra l'altro che il progetto è stato sviluppato con il castello di Versailles, che in pratica ha supervisionato l'opera in modo tale che fosse corretta da un punto di vista storico. Fuyumi Sorio, tra l'altro, è riuscita a ricreare fedelmente sia l'atmosfera che i luoghi della Francia, e rendendo in modo veramente ottimo sia i luoghi ma anche, diciamo, gli abiti di ciascun personaggio. Quindi veramente bellissime, soprattutto alcune scene che sembrano proprio delle cartoline. Questa qui, per esempio, è una delle mie preferite. Tra l'altro, ho conosciuto proprio questa autrice grazie a Cesare Creature che ha distrutto, che vi dicevo nel video acquisti, sono molto curiosa di leggere perché ne ho sentito parlare veramente molto bene, soprattutto anche in questo caso per quanto riguarda il tratto. Quindi penso che in questi giorni prenderò molto volentieri il primo volume. Particolare di quest'opera è che conosciamo la gioventù di Maria Antonietta, che passa dall'arciduchessa d'Austria a Maria Antonietta, delfina di Francia, sposando naturalmente Luigi. Abbiamo modo anche di conoscere le sue ansie e le sue paure nel dover salutare il suo luogo d'origine e le sue persone care, per poi doversi trasferire in un luogo a lei misterioso e sconosciuto. Quindi vediamo proprio le difficoltà di questa ragazza che è veramente giovane e deve trasferirsi in un altro luogo. Oltre a questo abbiamo modo anche di vedere in piccole breve parti Maria Antonietta adulta e questo ci serve a comprendere ancora di più appieno la vita della sovrana. Quindi veramente particolare il modo di dover aver inserito sia le parti quando lei è giovane che quando è adulta, in modo tale da vedere com'è cambiata la sua vita da allora. E poi veramente particolare l'edizione, è finemente lavorata come si può vedere già qui. E qui in pratica ci viene mostrata la nostra Maria Antonietta da giovane e qui Luigi. È dotata, come potete vedere, da una sovraccopertina, la copertina sotto è diversa, uguale anche in questo caso, e all'interno troviamo delle pagine a colori che ci mostrano Maria Antonietta da adulta. E qui quando loro sono giovani, che tra l'altro riprende la copertina qui. Infine ci viene mostrato Luigi. E qui passano poi le pagine completamente in bianco e nero, che sono veramente stupende da vedere. Faccio vedere poi altre perché sono veramente meravigliose. Guardate qua, solo l'interno del palazzo, com'è arricchito di dettagli. Quindi non smetterò mai di fare i complimenti a Fuyumi Sorio per il tratto. Particolare poi soprattutto in fondo dove abbiamo diversi articoli riguardanti per esempio la caccia, vedo qui ore sportive una regina incantevole, pure la vita privata, differenze con la casa d'Asburgo, le due facce di Versailles. E poi naturalmente tantissimi altri articoli che ci sono molto utili anche per imparare gli usi e i costumi di quel tempo. Questo articolo qui per esempio è bellissimo, soprattutto anche per quanto riguarda l'immagine. Poi per finire ci vengono mostrati anche alcuni personaggi. Si va naturalmente da Luigi a Maria Antonietta, oppure del Conte di Provenza, Francesco I, Giuseppe II, Clotilde di Francia, Massimiliano Francesco d'Austria. E poi arriviamo a Luigi Augusto, Maria Antonietta, Luigi XV, Madame d'Hubert, Maria Teresa d'Austria. Quindi veramente interessante anche queste ultime pagine. Quindi io in conclusione ci tengo veramente tanto a consigliarvi questo volume unico, soprattutto anche per conoscere la gioventù di una regina che tra l'altro in alcune opere viene soltanto accennata e poi anche per vedere il duro lavoro che ha fatto proprio Fuyumi Sorio nel realizzare in bianco e nero gli usi e costumi di quel tempo. Quindi ci tengo veramente tantissimo a consigliarvela. Anzi, fatemi sapere con un commento qua sotto se qualcuno di voi ha avuto già possibilità di leggerlo e se vi è piaciuto oppure no. E con questo ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!